allestito un palcoscenico con delle assi messe lì, un po' in bilico anche, e mi ricordo un particolare che c'era uno, diciamo, una comparsa che doveva stare in scena pochi minuti. Io dovevo dire: accetta un caffè? E lui diceva: no, non lo voglio. Ma lo prenda, non lo voglio. E si faceva sempre dietro perché non voleva il caffè. Andò a finire sull'asso. Andò a finire sotto il palcoscenico. Beh, questo non c'entra. Suo papà ci accompagnava col camion e era proibito, ma lui ci accompagnava ugualmente. E quella volta che andammo a Montombraro, cosa successe nel ritorno? Non mi ricordo bene. Andava forte, sì, andava sempre forte. E cosa gli dissi? Non ho detto, era mai il freno. Non sono storie, l'ha raccontato il figlio. Forse c'è una ladra dentro là. Ci raccontasse allora. Eravamo al teatro della croce, con Gino, con Sergio, il quale si è messo a sedere su quel mazzuolo col vaso che c'era sopra e che gli cade il vaso in testa. Insomma, erano anni belli. Chi è che doveva dire? Forse c'è una ladra dentro là. Sì, vedrebbe. No, c'era Bruno Pasini. Sì, c'era il sindaco che c'era allora, Aguiglia, altra persona simpaticissima, e che recitava con noi ed era molto bravo. Sì. Sì. Globe è una partita, me parlo di Ghiglialata, ho già visto che io un fratello che si chiama Cieco, allora andiamo a scuola, la maestra l'ha andata a leggere, so che me non sono mai stato a scuola, e allora nella fila, punto, virgola, e mi tirava avanti, punto, virgola, un bel momento, fa: scusa, ma te sei cieco? No, sono Arnaldo. Ascolta, è nel baule, ma prendi e porta una cosa, chiudi poi bene tutto. È un'altra volta. Tenete però, la maggior parte del tempo su loro, la gente ogni tanto. C'era una scena che doveva morire. Chi sa anche così. Mia moglie doveva sparare un colpo di pistola. Naturalmente avevamo incaricato l'autista della macchina che doveva sparare un colpo di fucile sulla finestra invece del colpo di pistola di mia moglie. Naturalmente l'autista, stanco, si addormentò. Arrivò il momento della scena famosa e mia moglie disse: adesso ti uccido, sì, ti uccido, sì, ti uccido. Ma nessuno sparava. Allora ci fu uno che corse dall'autista: cos'è che fai? Così dormi, devi sparare. Mia moglie, vedendo che nessuno sparava, vide che in scena, su un tavolo, c'era un tagliacarte. E allora disse: sì, va bene, Vilmerrano, non funziona la pistola, ti uccido col pugnale. Intanto hanno svegliato l'autista, mentre lei, intanto al pugnale, ci sono tipo...
Grazie.